Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di Planet Zoo. Tra l'altro con una maglietta bellissima che non metto mai per uscire perché per me è diventata un po' troppo eccentrica. Ma mi piace, comunque mi piace, c'è rosa, un po' a scacchi, quindi dicevo, potrebbe essere una maglietta giusta per registrare. Ebbene sì. Allora ragazzi, vi basta vedere la bellezza di... cioè del dettaglio di questo gioco a livello grafico, cioè vedete il riflesso della luce sul nostro orso a chiotto. Oddio, scusate, mi sono... girl, si sta rompendo questo recinto. Allora, ragazzuoli belli, siamo con 9.000, stavo per dire simoleon, ma in realtà siamo con 9.000 dollari. E ragazzi, abbiamo praticamente nel primo episodio dato vita alla nostra al nostro primo recinto, che è appunto, raga, è il recinto dell'orso grizzly, che ha bisogno di alcune cose perché non l'abbiamo del tutto completato. Quindi io andrei... scusate, cosa sta facendo? Amore patatino, ma è bellissimo. Allora, abbiamo bisogno principalmente il nutrimento, abbiamo bisogno di un po' di dotazioni, ragazzi, per questo animale. Allora, abbiamo dotazioni, vediamo soprattutto se abbiamo delle dotazioni per quest'orso, perché noi possiamo flirtare, possiamo filtrare con... guarda, madonna, le animazioni, ragazzi, sono pazzesche. Poi dovete sapere che l'orso, paradossalmente, è uno dei miei animali preferiti, raga. Ebbene sì, sappiate, sì, orso grizzly, che è uno dei miei animali preferiti, senza ombra di dubbio. In realtà il mio animale preferito, diciamo, a livello di come specie... oddio, ma questa è cacca. Adoro, adoro. Ok, mettiamo un po' di dotazioni, raga. Allora, ho già capito che questa tipologia di recinto si deteriora molto facilmente. Andiamo a mettere un po' di dotazioni. Come potete vedere, già sono aumentate. Io ne metterei due, in realtà. Dobbiamo fare due cose per completare questo, diciamo, questo recinto. Mettere le dotazioni. Ci sarà qualcosa anche di gioco, quindi metterei qui, ne mettiamo tre a questo punto, dato che fa il 30%. Oddio, mi sa di no, raga. Mi sa che ha bisogno di qualcosa di meglio. Ma va bene, lo andremo a capire poi. Terreno è tutto molto bene. Se dovesse nevicare va bene anche. Quindi, raga, in realtà questo animale, come potete vedere, sta abbastanza bene. Anche se ha bisogno, per l'appunto, di altre dotazioni di gioco. Ma noi con, appunto, la ricerca, credo che con la ricerca veterinaria, appunto, stiamo ricercando le cose per l'orso grizzly. Ne ha tantissime, tra l'altro. Allora, io innanzitutto, dato che stiamo guadagnando... oddio, qual era quello? Mica me lo ricordo. Dovrebbe essere questo, forse? No! Oddio, qual era? Non mi ricordo più. È questo? Sì, è questo, amo! Ok, dovrebbe essere... forse 5? Ah no, ma questa è la lunghezza. Ok, 6 metri? No, forse 7? Ok, andiamo ad aumentare fino, appunto, ok, almeno fino all'angolo. Perché dobbiamo fare una cosa. Cos'è successo qui? La ricerca veterinaria è completa, muy bien! Abbiamo il livello 2, vediamo cosa è stato scoperto, perché noi basta che andiamo qui. Abbiamo scoperto nuove curiosità, bonus didattica 50, dotazioni gioco, qualcosina in più. Quindi io direi di andare a migliorare al massimo, perché noi vogliamo che stia proprio veramente bene. Andiamo a migliorare anche le dotazioni gioco e le mettiamo... qui, ragazzi, eccoci qua, siamo già a 100, adoro. Semplicemente, raga, perché se noi le mettiamo davanti, appunto, ai vetri,
cosa va a succedere? La gente li può guardare e quindi può vederli giocare e quindi ci danno dei messaggi positivi. Comunque qui abbiamo dobbiamo raggiungere 300 visitatori, aggiungi un profitto annuale di 2000, ancora niente, adotta specie da mostra 2. E oggi andremo a fare proprio quello. Però, dicevo, per completare questo habitat dobbiamo anche mettere delle informazioni. Che dite, no? Le dobbiamo mettere. Guardate qui la gente. Mettiamo delle info. E come le mettiamo? Andando sulla struttura, abbiamo delle info proprio strutture visitatori. Innanzitutto mettiamo un bancomat, perché... sai com'è? Non si può mai sapere, la gente magari ha bisogno di soldi per acquistare o semplicemente per fare delle donazioni. E allora ne mettiamo uno qua e l'altro lo mettiamo qui, così come se nulla fosse. Lo mettiamo qui perché poi mettiamo la cassetta qui delle donazioni. Ne mettiamo una qui e visto che ci troviamo ne mettiamo anche un'altra. Ne mettiamo un'altra qui. Adoro, adoro. Altra cosa da fare sono gli autoparlanti, raga. Allora, abbiamo questo cartellone adorabile. In realtà abbiamo anche tabellone sull'habitat. Adoro. Infatti sì, potremmo anche mettere questo direttamente. E metterlo tipo qui. Dai, ci sta. Ne mettiamo uno qui. E ne mettiamo anche... non so se poi ci devo mettere anche il cartello, eh. Aspetta, no, così, voilà, andiamo a capire. Ok, ci dobbiamo mettere, credo, un girl. Come si mette? Aspetta, no, allora facciamo così, guarda, perché io non amo questo. Io solitamente metto questo, che è già preimpostato, capito? Facile, bello, adoro. Tipo così. Ne andiamo a mettere anche un altro. Accorto di denaro. Lo so, amo. Hai ragione, anche tu. Cancelliamo. Speriamo che con l'orso grizzly riusciamo un po' a fare il fatto qua. Allora, noi qui possiamo mettere orso grizzly per l'appunto. Tabellone sull'habitat, adoro. E lo mettiamo anche qui, così che la gente può anche, no, leggere qualcosa su questi animali. Ma noi siamo ancora più intelligenti. Autoparlante didattico, autoparlante ambientale, autoparlante didattico noi abbiamo bisogno. E ne mettiamo uno qui, anzi lo mettiamo proprio, anzi lo mettiamo qui, guarda. Uno qui. Ora no, io non sto badando a spese, raga, ma in realtà devo iniziare anche a stare attento, ok? Perché così, questo qui, facciamo la stessa cosa. Mettiamo orso grizzly, così che la gente, mentre cammina, appunto, può ascoltare un po' di robine sull'orso grizzly e magari donare. Come potete vedere, tra l'altro... stiamo aumentando piano piano le entrate. L'orso dovrebbe stare bene, raga. La ricerca veterinaria è completa. Adoro, adoro. E quindi credo, oddio, stato di recinzione, raga, dobbiamo chiamare assolutamente il meccanico ad aggiustare la recinzione, perché non vorrei mai che l'orso grizzly mi scappasse. Allora, non abbiamo tantissimi soldi, raga, in realtà, però io volevo mettere un secondo animale e anziché mettere il classico animale, diciamo, nel recinto, volevo mettere un animale da mostra, che sono esattamente gli animali che stanno nelle piccole, no? Negli espositori, diciamo. Oddio! Patatini! Si stanno accoppiando! Amori! Oddio, ma c'è la merda. Vabbè. Ecco, tra l'altro, lui che pulisce. Adoro, grazie, tesoro. Patatini, si stanno accoppiando! Guarda loro, felicissimi. Felicissimi di questa cosa. Adoro! Qualità dell'ultimo pasto. Lo so, amo. Vabbè, comunque il benessere è del 97%, raga. Perché, vi dico, quando noi andiamo a cliccare sul... come si dice? Sul... sul recinto, in realtà abbiamo già qualità di grado 2, quindi amo, cioè, te lo fai bastare. Ah, non abbiamo messo la mangiatoia però, giustamente. Allora, io la metterei da questo lato.
Esatto. Allora, aspettate, raga, io comunque sto non morendo di caldo di più. Io direi di mettere un bel recinto grande. Ok, aspettate un attimo. Vedete che il rosso lo dobbiamo mettere quando è grigio. Ok, tipo qui. Va benissimo. E l'acqua anche. Però io l'acqua la metterei un po' più. Forse la dobbiamo mettere un po' più centrale. La mettiamo qui, dai. Siamo con 3.000 simoleon. Oddio, con 3.000 dollari. È a corto di denaro, amo. Lo so, ma perché spese? Qual è la cosa che spendiamo di più? Cibo animali, in realtà. Lo so. Costi energia elettrica. Costi di esercizio, strutture. È perché abbiamo anche un grandissimo acquisto. Anno precedente, 2 anni fa. Anno medio. Vedete, ci sono un sacco di statistiche. Guardateli, patatini. Vabbè, ragazzi, io passerei gli episodi a guardare solo gli animali. Cioè, sono fatti benissimo. Tra l'altro, sono uscite già 3 espansioni che io non ho, ma che appunto potrei acquistare se appunto continua a piacermi così tanto questo gioco. Ma ancora niente. Comunque, non le ho ancora acquistate, dicevo. Qui io vorrei fare delle robe per nascondere un po' questa zona, ma vabbè, ci pensiamo poi. In realtà, qui voglio mettere, grazie alle strutture, vedete, c'è strutture mostre. Oddio. Oh my god. Questa struttura orrenda, tra l'altro. Costa 3.000, 3.000 dollari, raga. E vabbè, ma noi la dobbiamo acquistare. La cosa buona è che magari, allora innanzitutto riduciamo un attimo, scusate, lo so che non si dovrebbe fare, però magari andiamo a ridurre un attimo la qualità di grado 1, così spendiamo un po' di meno, grazie. Tra l'altro ci sono Vampire, che credo siano giocatori in questo caso, e c'è anche un Daniele Danzu, ragazzi, che sarebbe il mio avatar, adoro, eccolo qui, che ha sete. Sì, in effetti mancano un po' di strutture del... oddio, sta aumentando un po' il denaro. Mancano un po' di strutture per i visitatori, ma ci occuperemo anche di queste magari in un prossimo episodio, appena riusciamo a guadagnare qualcosina. Comunque, scambio mostre a questo punto, quindi non animali ma mostre, e come potete vedere possiamo acquistare attraverso i crediti salvaguardia. Tra l'altro, io metto un attimo pausa. Tra l'altro, il nostro orso grizzly si sta accoppiando, quindi nascerà un cucciolo che noi potremo rimettere in libertà quando sarà magari adulto. E noi, grazie a queste cose, a parte che già quando andiamo a far nascere un nuovo animale, soprattutto di specie come l'orso, che sono, no, quelle specie in via d'estinzione, andiamo a aumentare questi punti, che si aumentano rimettendo gli animali in libertà, aumentando la reputazione dello zoo e avendo visitatori ben istruiti. Comunque, ragazzi, possiamo acquistare l'anaconda gialla. Possiamo acquistare... Oddio, ma sono tutte e due... femmine, io volevo acquistare solo tramite, ci sarebbe anche il boa, volevo acquistare solo tramite i punti qui. Allora, l'iguana, no, ci sono due iguane diverse. Guardate quante specie di animali. La rana dotata, sì, dotata. La rana dorata, in realtà 113, non è neanche tanto. Quindi io acquisterei la rana dorata e rana dorata. Ok. Poi andiamo qui e queste due le andiamo ad inviare. Innanzitutto mettiamo play. Le andiamo ad inviare. Vediamo se c'è. No. Destinazione non valida. Cos'è questa? Centro di scambio. Ah no, loro non vanno nella quarantena. Oddio, sta arrivando la notte. Le andiamo a mettere qui e noi già abbiamo. Oh girl. Ok. E noi qui già, ragazzi, abbiamo... Cosa sta succedendo? Benessere basso? Sì, un attimo. Cioè, bisogna anche... Guardate il tempo anche. L'animale non si trova nel suo intervallo di temperatura ideale. Ok, andiamo subito, raga, a cambiare... Aspettate, qua siamo ancora nell'habitat 1. Dobbiamo mettere subito qui. E come... Aspettate. Mi sono perso un attimo. No, ma questo è l'habitat. Ah, perché c'è il vetro, raga, scusate. Sono una pazza. Eccoci. Dobbiamo mettere la temperatura un po' più alta prima che mi muore. E
e anche l'umidità, ragazzi, molto di più. Guardate qui, guardate che bello, tra l'altro, questo habitat, cioè bellissimo. Comunque siamo a 1000, sono molto contento. Allora, l'umidità ce l'abbiamo, guarda, io l'alzerei anche a 83, mentre qui dobbiamo aumentare almeno a 30 gradi, secondo me. No, 28 era il suo. Benissimo, e quindi già la temperatura va molto bene. A corto di denaro, sì. I know. Dotazione. Ora, gli animali stanno abbastanza bene, perché come potete vedere, gruppo sociale, il gruppo è troppo piccolo. E lo so, amore, figlia così, non c'erano altre rane dorate in realtà, quindi non è che potevo, guardate, anche di notte. La ricerca veterinaria è completa, quindi noi possiamo, innanzitutto, dato che ormai siamo arrivati all'orso grizzly al quarto livello, dove abbiamo sbloccato un sacco di dotazioni gioco e oltretutto abbiamo sbloccato un bonus didattica e curiosità, anche dotazione alimentare e la ricerca sulla riproduzione. Sono molto contento di questa cosa. Possiamo, con il nostro veterinario Gianni, la nostra anzi veterinaria Janissa, andare invece a ricercare qualcosa per la rana dorata, perché così la rana dorata sicuramente ci va a ricercare subito magari una disposizione, che sarebbero tutte le cose magari da mettere all'interno del dov'è la disposizione? Ecco, gruppo sociale. Ah, perché abbiamo segnato l'animale. Ecco, infatti le disposizioni sono, diciamo, delle dotazioni, no? Dei rami, delle robe varie. Comunque troppo troppo bella sta cosa. Ora, siccome a me, io vorrei, ancora non ho capito molto bene sta cosa della didattica, devo essere sincero. Comunque stiamo guadagnando, non ho capito molto bene questa cosa della didattica, io ve lo dico molto sinceramente. Mettiamo però subito tabellone sulla salvaguardia, tabellone sulla mostra. Andiamo a mettere subito, selezione il gruppo 10 per aggiungere. Tipo così? Z, ok, io lo voglio mettere tipo, no, basso, qui, ok, e dovremmo mettere anche una cosina tipo di lato, tipo qui, vediamo se ci riusciamo. Oddio, oh, cavolini. No, vabbè, bugia. In realtà va bene, perché non ci sono altre cose vicine. Rana dorata e anche il... questo qui. Rana dorata. Eccoci. Guardate quanta gente che viene qui. Tra l'altro, ragazzi, noi possiamo anche... didattica. 12. La didattica aumenta fornendo informazioni tramite tabelloni autoparlanti e audioguide disponibile negli info point. Ma infatti dobbiamo mettere subito un info point. Però guardate quanta gente c'è. Cioè, mi piace tantissimo. In realtà volevo vedere la gente, lo possiamo vedere da diciamo il qui il menu, ma in realtà, dato che abbiamo un obiettivo, abbiamo ancora 159 visitatori, diciamo, in questo preciso momento. Ma va bene. Siamo a corto di denaro, lo so, però siamo a 2000. Ricerca veterinaria. Ok, comunque la prossima cosa da fare, ragazzi, assolutamente, è andare a... vedete che qui ci sono 5 stelline. Andare un attimo a formare questo veterinario. Comunque, andiamo a vedere, abbiamo scoperto... Cos'è? No, no. Aspettate, ah, ecco, abbiamo scoperto delle curiosità, quindi che andranno, si andranno ad aggiungere, no? Nel, come si dice, nella didattica, e poi ricerca sulla riproduzione. Sono molto contento di questa cosa della riproduzione, perché voglio far riprodurre assolutamente. Ma le dotazioni, ragazzi, vediamo se le abbiamo raggiunte oppure no. Sì, guardate, tappeto di foglie e siamo già 80, comunque io le metto tutte. L'unica cosa, raga, purtroppo, nelle mostre, che sarebbe la mostra rana dorata, ok, gli animali, come potete... Paloma e Riccardo, adoro. Come faccio a cambiare il nome degli animali? Ah sì, forse da qui, guardate. Comunque la gente ci va, forse dovrei aggiungere
Scambia mostre, no. Zoo. Animali. Scusate, ma io Riccardo e Paloma li devo rinominare in uno. Anzi, li chiamerò così, vai. One e two. Scusate, sapete perché faccio questa cosa? Perché gli animali nelle mostre, quando iniziano a moltiplicarsi, ce ne sono veramente tanti e quindi io poi non li riesco mai a liberare in natura. Siccome c'è anche, ora vi faccio vedere un'altra cosa, comunque adoro Woodstore ed Emma, che adoro, saranno i nostri primi animali. Vedete, c'è anche il pedigree, c'è la socialità, quindi andremo a capire se loro si accoppiano oppure no. Vedi tutti gli animali della specie, adoro, ce ne sono un sacco, la genetica, il gene della fertilità, confronta partner, attrattiva, cioè io adoro questa cosa. Andiamo a mettere, ragazzi, comunque, dato che ho visto che questa rana gialla comunque sta piacendo, una cassetta per le donazioni che non fa mai male. Allora, io una cosa che vorrei mettere sono i bagni, vorrei iniziare a mettere queste robe. Comunque, andiamo, ma lo faremo magari nel prossimo episodio, sperando di guadagnare anche un pochino. Allora, lo stato della recinzione va bene, il terreno va bene, vediamo gli animali, raga, come stanno. Allora, vediamo un po'. Perché non c'è nessuno nella mangiatoia, cioè non viene... Aspetta, scusa, chiama custode nell'habitat, infatti. Perché non gli mette da mangiare? Fatemi capire una cosa, non è che ci sono altre mangiatoie? Perché non mangia? Questo mi sembra un po' strano, eh? Contenitore cibo grande. Allora, vediamo un po' l'animale. Qualità ultimo pasto. Lui in realtà sta molto bene. Ed è di livello 2, raga. Adoro, andiamo a vedere dove stanno. Cosa sta facendo? Il custode? Cosa sta facendo? Non ha più energia, ragazzi, il custode. Adoro. La cosa bella è appunto venire qui e cercare poi gli animali. L'ispettrice è arrivata nel tuo zoo. Andiamo... Dov'è la tipa? Oddio. Ah, ecco. Possiamo anche seguirla, raga. Eccola, l'ispettrice, ragazzi. La prima ispettrice che arriva qui subito per andare a controllare i nostri animali. L'ispettrice arriverà tra 24 mesi. Non so perché se n'è andata. Comunque lei viene e ci dà una sorta di giudizio su appunto il nostro zoo, il che è molto interessante perché fa crescere poi anche la qualità proprio dello zoo, la pubblicità, eccetera eccetera. Tra l'altro potremmo iniziare poi delle campagne pubblicitarie per attirare più gente. Possiamo fare un sacco di robe. Comunque, raga, dato che qui c'è uno spazio libero, provo a mettere, giusto così, al volo. Volevo... Non possiamo mettere i bagni, raga, perché non abbiamo soldi. Allora, facciamo una cosa, lo so. Stanno per nascere i cuccioli di Emma. Adoro. Io direi che possiamo... Vendite mancate anno precedente. Io direi che possiamo un attimo... aumentare magari le entrate, che dite? E magari ridurre alle 21, dai. Facciamo, sì, 21.02, facciamo le 6:30, dai. Perché se riduciamo, diciamo, la giornata lavorativa, cosa succede? Ricerca, vai! Stiamo ricercando... Oddio, ragazzi! Sono nati i cuccioli! Aspettate! Sono nati i cuccioli di Emma, ma io voglio vedere... Eccoli! Ma sono due, ragazzi! Oh mio Dio! Segnour... No, vabbè, gli possiamo dare anche un nome. E Waylin! Sono due maschi, ragazzuoli! Adoro! No, vabbè, adoro, ragazzi. Allora, scusate, quegli orsacchiotti sono stupendi. Animali... Guarda... Oh, girl! Sono nati anche due rane? Vabbè, adoro. Diversi visitatori pensano che i biglietti siano troppo cari. Te hai ragione. E allora andiamoli a diminuire, vai. Mettiamoli a 5 e i bambini mettiamo a...
tre, com'era. Avete ragione, scusate. No, ragazzi, ma sono troppo contento. E allora possiamo fare subito una cosa? No. Allora, io sono troppo contento di questa cosa. Tra l'altro, raga, siamo agli sgoccioli di questo. Ma guardate, sono due orsi maschi, tra l'altro. E infatti, essendo cuccioli, guardate quanti punteggi di attrattiva proprio. Adoro, adoro. 0, 1 anno. Adoro, bellini. Javier, ok, 2 e 1. Nato in cattività, nato in cattività. Eh sì, hai ragione. Patatino, Javier e Teresa. Però questi noi poi li possiamo anche rimettere in libertà. Allora andiamo a controllare un'ultima cosa. E vedete, gruppo sociale adesso. No, aspetta, sì, gruppo sociale 100%. Adoro, ragazzi. Adoro, adoro, adoro. Cosa possiamo fare? Nulla in realtà. Disposizione. Ancora no. Clima va bene. Finestre, possiamo chiuderle. Poi vedremo anche queste cose. Manutenzione, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo messo una nuova mostra, finalmente. La prima, anzi, nostra mostra. Penso che ne metterò un'altra nel prossimo episodio. Però nel prossimo episodio vorrei dedicarmi, dato che stiamo anche guadagnando qualcosina, anche a le strutture per i visitatori, tipo i bagni, tipo sono anche risaliti appunto i punti qui. La ricerca veterinaria è completa, raga, stiamo procedendo benissimo con la ricerca veterinaria. E quindi niente, ragazzi, io spero che vi siate divertiti, che vi piaccia questo video. Se siete nuovi vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e a commentare. E fatemi sapere sempre nei vostri video quali sono i vostri animali preferiti. Io nel frattempo vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!